Mister Peluso, tre punti importantissimi che consentono alla Virtus San Gennaro di continuare a coltivare le ambizioni di classifica. Una gara equilibrata nel primo tempo, poi la sbloccate con il rigore molto bene in avvio di ripresa. Nel finale il ritorno del Barano, che gara ha visto? No, credo che ci abbia agevolato proprio quell'episodio sul calcio di rigore, perché noi non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, anzi loro erano più arrembanti, ci pressavano bene, chiudevano gli spazi, riuscivano a ripartire sui nostri errori. Noi eravamo un po' farraginosi proprio in questo, nell'uscita a palla, nel costruire, quindi abbiamo trovato non poche difficoltà, ma sapevamo di trovare una squadra fisica ben organizzata, di qualità, quindi diciamo che non ci hanno sorpreso, ma eravamo in difficoltà, quindi l'episodio un po' ci ha spianato la strada. Il secondo tempo siamo usciti fuori anche fisicamente, un po' più liberi di testa, ecco, proprio in virtù del gol del vantaggio, e quindi poi l'abbiamo anche forse poi dopo nel legittimarlo abbiamo sprecato troppo. La partita poteva essere chiusa molto prima, dopo il vantaggio diciamo che ci siamo pure un po' seduti e loro l'hanno riaperta, tant'è con un po' di finale thrilling, però sono soddisfatto, il nostro percorso è questo, sappiamo dove vogliamo arrivare e come vogliamo arrivarci, e quindi di conseguenza dobbiamo solo continuare a lavorare, allenarci bene e farci trovare pronti alla prossima partita e pensare partita dopo partita. Ecco, ha anticipato praticamente tutti i temi, uno di questi era le tante occasioni sprecate in avvio di ripresa che poi in partite come questa possono costare caro. Il gol del 2-1 è arrivato nel finale, poi non avete sofferto tanto, però comunque siete stati in apprensione fino al triplice fischio. Assolutamente, quello era proprio, allora noi oggi comunque arrivavamo un po' con delle defezioni proprio tecniche, mancava Castiello, Pelliccio, Ciardulli, che sono delle pedine fondamentali, sono stati sostituiti alla grande perché abbiamo una rosa abbondante, però forse anche in quello diciamo che abbiamo sprecato molto, siamo arrivati un po' stanchi pure sotto porta, poi sai, ecco, ti metti pressione da solo quando inizi a sbagliare, però poi sul finale ecco non abbiamo sofferto, però comunque ti sale la pressione, sei obbligato a vincere, loro comunque è una squadra che poi non avevano nulla da perdere, volevano conquistare il punto, quindi si stava mettendo male. Però ripeto, sono contento proprio delle rotazioni, di come vengono fatte, di come i ragazzi si fanno trovare pronti, anche fuori ruolo si adeguano tranquillamente, quindi sono soddisfatto del risultato, ma soprattutto della prestazione, perché abbiamo saputo prima soffrire e poi imporre il gioco. Ultimo, finale di stagione importante da vivere, ho detto guardiamo partita dopo partita, però questa squadra può regalare ancora parecchie soddisfazioni. Sì, no, ma è una squadra che deve ancora secondo me fare uno step, che è quello mentale, a livello tecnico, di qualità, è una squadra veramente di un certo livello, io le alleno tutti i giorni quindi so di cosa sono capaci. La questione è che noi siamo una squadra che ama dominare il gioco, ama imporlo, quindi laddove poi ecco delle partite così bloccate, lì si deve fare uno step che è quello mentale, cioè di non perdere la calma, di non diventare frettolosi e di non essere frettolosi, ma poi di non diventare lenti, cosa che eravamo il primo tempo. Quindi io penso che si possa ancora lavorare, il tempo c'è, l'unica cosa è che ci devono accompagnare i risultati, perché poi l'umore viene dal risultato e per migliorare devi stare bene mentalmente, quindi partita dopo partita, pensiamo a vincerle tutte alla fine, ma dobbiamo anche guardarci dietro perché le squadre corrono e quindi diciamo la strada è ancora in salita, ma siamo a buon punto.